Un caro saluto a tutti gli amici del canale. La Ginao 80 viene commercializzata con tre pennini, 03, extra fine e fine. Stando alle specifiche della casa, il primo ha un tratto da 0,3 mm, l'extra fine è uno 0,38, mentre il fine è uno 0,45. In questo video vedremo una prova di scrittura con questi tre pennini a confronto. Le penne sono caricate tutte con il Pelican 4001 Royal Blue. Innanzitutto vediamo le differenze tra la Ginao con clip in metallo e la Ginao completamente nera. Oltre alla clip in metallo, la differenza tra le due penne è anche nella sezione e nel fusto. La versione in acciaio presenta l'interno del fusto in acciaio, mentre l'altra è completamente nera, vedete? Altra differenza invece è l'interno del fusto. Come potete vedere, una ha una boccola cromata mentre l'altra è completamente in nero opaco. Partiamo adesso con la prova di scrittura. Iniziamo con questa nera che ha il pennino da 0,3, quindi Ginao 80. Allora, questa qui abbiamo detto è il pennino 0,3. Il pennino ovviamente non è flessibile, non presenta skipping, scrittura rovesciata. Beh, diciamo che per scrivere scrive. Vediamo adesso invece la medesima prova con la penna dotata del pennino extra fine. Anche in questo caso il pennino è un pennino rigido. Anche lui non presenta skipping. Se la cava anche nella scrittura rovesciata ed inchiostra abbastanza bene. Vediamo adesso la seconda parte della prova di scrittura scrivendo una frase. Allora, 03. Allora, tremate più voi nel pronunciare questa sentenza. Ecco, io nell'ascoltarla. Famosa frase di Giordano Bruno pronunciata davanti alla
commissione ecclesiastica che gli leggeva la sentenza della sua condanna. Vediamo adesso con questa extra fine. Allora, tremate. Più voi nel pronunciarla. Scusa, nel pronunciare questa sentenza. Questa sentenza che io nell'ascoltarla. Bene, cari amici, passiamo adesso alla terza ed ultima prova. Quest'altra ginao con cappuccio cromato è dotata del pennino fine. Un'altra differenza tra queste due penne è l'estremità del fusto. Come potete vedere, la versione con pennino clip cromata anche il tappo in fondo al fusto cromato, mentre quella Total Black è completamente nero. Bene, vediamo quindi adesso come scrive questa col pennino fine. Anche questo pennino non è flessibile. Non presenta skipping. Scrittura rovesciata. Inchiostra abbastanza bene. E vediamo adesso quest'altra frase, con pennino fine, tremate più voi nel pronunciare questa sentenza. Io nell'ascoltarla. Bene, siamo arrivati alle conclusioni. Questi tre nuovi pennini Ginao scrivono decisamente bene. Sono scorrevoli, presentano un discreto flusso, decisamente migliori rispetto agli altri pennini della vecchia serie. Bene, cari amici, con questo è tutto. Come sempre, troverete l'ingrandimento della prova di scrittura in coda al video. E se questo video vi è piaciuto, vi invito come sempre a scrivere un commento, a mettere un like e ad iscrivervi al canale attivando la campanella per le notifiche. Un caro saluto a tutti da Filippo.